avvertiva sempre di più l'unione. Mentre Teresa si addentrava nell'insegnamento, non sentiva certo di essere uno, ma avvertiva sempre di più l'unione tra macrocosmo e microcosmo, ossia l'illusorietà del molteplice. Nello stesso tempo capiva, anche se ancora non comprendeva, che ogni singolarità del molteplice riconduce all'uno. In questa verità si medesimò tanto che le parole che seguono le imparò a memoria. La realtà magica attraverso Jane Roberts, Set. Lo sguardo divino trarrebbe piacere dalle diversità delle singole persone, perché è un amore che si basa sulla piena comprensione di ciascun individuo. Non potete dire di amare tutta l'umanità allo stesso modo, se non amate una sola persona. E se non amate voi stessi, è assai difficile che amiate qualcun altro.